Eccoci, bentornati su Go Games, siamo su Hogwarts Legacy e siamo pronti a fare un'altra partita. Quindi ci troviamo a Hogwarts, l'ala della torre campanaria, da questo punto qui prato delle lezioni di volo, qui andremo ad affrontare la nostra quarta partita al campo dell'evocatore. Andiamo e sfidiamo la signorina, salve! Ciao, sei qui per campo dell'evocatore? Proprio così. A bacchette incrociate hai avuto fortuna, ma stavolta non ci sperare. Beh, t'ho una capocciata. Ti va di perdere, cioè, di giocare una partita? Sì. Certo, Charlotte, che vinca la migliore evocatrice. Ma sei antipatica. Mamma mia. Sei antipaticume. Accio! Mi mettere la palla in mezzo, però... non si fa. Un'esecuzione perfetta. Tu dici. Proviamo. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di bello. Fermati. Mamma mia, nell'angolino. Ma che tu dica fa? Mi punga un Billywig. Non fare meglio di così. Lo so. Probabilità. Guarda che culo. Esecuzione perfetta. Ma se io ti butto giù la palla è brutto. Ci proviamo. Ci diamo la zappa sui piedi da soli. Vai, vai. La butta giù la mia. Lo so. L'idea era crearti dei problemi, ma non ci sono riuscita. Oh, guardala. Questa è tosta, eh. 110. Vabbè, ce la dovremmo fare in teoria. Non facciamo proprio cavolate. Abbiamo vinto. Bella tecnica. Lo so. Beh, te la cavi bene. Assolutamente. E abbiamo vinto anche questa. Non mi piace ammetterlo, ma mi hai battuta. Dove hai imparato a giocare così? Gioco d'istinto. È una dote naturale, insomma. Anch'io mi affido all'istinto. Ma immagino che basti fino a un certo punto. Vabbè. Bene, ora ti manca solo un avversario. Perfetto. Sappi che sei considerato il migliore e per un buon motivo. Ma tanto lo batteremo. Non c'è problema. Quindi, giovani... E la quinta e ultima partita e anche l'ultima missione secondaria la vedremo nel prossimo video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, condividete, lasciate un bel like. Grazie mille e alla prossima.